dice Elio su WASP-107b. Per la prima volta viene individuato l'elio nell'atmosfera di un esopianeta. Lo hanno scoperto gli astronomi dell'Università di Exeter in Gran Bretagna con Hubble, il primo grande telescopio spaziale dedicato all'astronomia, frutto di un'impresa congiunta NASA-ESA. A rintracciare in anteprima assoluta, dopo 18 anni di infruttuose ricerche, il gas nobile nell'atmosfera dell'esopianeta, il team internazionale di astronomi guidato da Jessica Speake, grazie all'impiego del Wide Field Camera 3, gioiello della tecnologia che ha messo a nuovo gli occhi di Hubble. WASP-107b, grande come Giove ma con il 12% della sua massa, si trova a 200 anni luce dalla Terra e possiede un'atmosfera che si estende decine di migliaia di chilometri nello spazio, proprio a causa della grande quantità di elio in essa dispersa. La scoperta dimostra l'importanza dell'uso dello spettro infrarosso per studiare l'atmosfera degli esopianeti. Il pianeta è stato esaminato sulla base delle nuove tecniche che potranno essere impiegate per i pianeti lontani. Anche con l'impiego dei nuovi telescopi spaziali come il James Webb di NASA, ESA e CSA, potremo analizzare l'atmosfera degli esopianeti con un dettaglio mai raggiunto prima, dicono gli astronomi.